proponiamo un viaggio nell'arte e nella cultura dei Rom, e con brani originali di mia composizione su diversi stili della tradizione musicale romani. Un viaggio che inizieremo dall'India, anche con le parole, perché non è solo musica, anche parole e soprattutto emozioni. E quindi il viaggio storico dei Rom dall'India del Nord, la terra d'origine, attraverso la Persia, l'Armenia, l'impero bizantino, si arriva in Europa. Quindi diversi stili musicali che si sono sviluppati durante questo viaggio, la tradizione balcanica in maniera particolare, quella dell'est Europa, il jazz manouche in Francia e nel nord Europa, il flamenco in Spagna. Quindi rivisiteremo questi stili musicali cercando di scoprire qualcosa in più sul mondo Rom, che non è fatto soltanto di emarginazione, fortunatamente, o di cose negative, ma ci sono tante cose positive, dalla letteratura alla gastronomia all'arte, appunto, nelle sue diverse manifestazioni, e poi la musica che ha sempre affascinato i grandi compositori europei, soprattutto nel periodo romantico, quando si affermano i concetti di nazione, folklore locale, radici culturali, il concetto di libertà. I grandi compositori si sono rivolti proprio a questa musica: Liszt, Brahms, Schubert, più tardi Ravel, Debussy, Mussorgsky, Tchaikovsky, Dvorak, Béla Bartók, Stravinsky, insomma una lista infinita di musicisti cosiddetti colti. Grande valorizzazione, ma non riconoscimento dai Rom di questo immenso apporto all'arte e alla cultura europea. Quindi oggi faremo appunto questo viaggio dedicandolo a un personaggio importante qui a Teramo, o meglio due personaggi importanti, Liliana e Marco Pannella, che sono patrimonio del nostro Abruzzo e della città di Teramo in maniera particolare.